Allora, ricordo che per un sistema lineare, x punto uguale a x più bu, non scrivo le equazioni di uscita, noi teoricamente sappiamo calcolare tutto non appena sappiamo calcolare e alla a moltiplicato t. Detto calcolo, lo sappiamo fare se la matrice A è o con tutti gli autovalori distinti, e quindi certamente ammette lo spazio vettoriale X su cui opera la trasformazione A, ammette una base costituita da autovettori e quindi la matrice A è diagonalizzabile, o anche nel caso che pur avendo la matrice A autovalori qualcuno, coincidenti, quindi con molteplicità nel polinomio caratteristico maggiore di 1, a tali autovalori corrispondono un numero di autovettori linearmente indipendenti tra di loro pari alla molteplicità algebrica e quindi esiste sempre una base di autovettori dello spazio, per cui la matrice A risulta diagonalizzabile, in questo caso via trasformazione di similitudine costituita da una matrice U, le cui colonne sono gli autovettori della matrice A, e in tal caso sappiamo calcolare E alla AT, lo abbiamo visto. Oggi vogliamo completare il discorso sul calcolo dell'esponenziale di una matrice quando detta matrice non è di semplice struttura. E partiamo da un esempio, ovviamente. Prendiamo la seguente matrice A, matrice 3x3, 0, 1, 0, meno 1, meno 2, 0, 0, 0, meno 1. Aspettiamo un istante. Vogliamo calcolare E alla A per T. E allora proviamo ad applicare le metodologie che a questo momento, fino a questo momento, conosciamo. Le metodologie prevedono sia la metodologia del calcolo via trasformazione di diagonalizzazione della matrice, sia la cosiddetta tecnica del polinomio interpolante, va bene, prevedono necessariamente il calcolo degli autovalori e quindi polinomio caratteristico P di lambda uguale lambda I meno A determinante. Determinante uguale, facciamola lunga, determinante di lambda meno 1, 0, 1, lambda più 2, 0, 0, 0, lambda più 1, uguale a lambda più 1, questo lo sviluppo ad esempio secondo l'ultima riga. Va bene. E quindi lambda più 1 che moltiplica il determinante di questa matrice 2x2 che è lambda quadro più 2 lambda più 2 lambda più 1 uguale, questo polinomio caratteristico, a lambda più 1 al cubo, perché ovviamente questa quantità non è altro che lambda più 1 al quadrato. Allora, questa matrice ha un unico autovalore. Scriviamo qui un unico autovalore, lambda 1 è unico, uguale a meno 1 con molteplicità algebrica. E ricordo che con molteplicità algebrica intendiamo la molteplicità dell'autovalore come radice del polinomio caratteristico, ovviamente in questo caso uguale a 3. A questo punto si possono verificare le seguenti cose. Primo,
cerco gli autovettori, ovviamente associati all'unico autovalore presente che è meno 1. Se riesco a trovare tre autovettori linearmente indipendenti, e allora la matrice è diagonalizzabile. E quindi conosciamo la tecnica per calcolare E alla T, ci mancherebbe altro. Va bene, la prima che abbiamo visto. Se invece a questo lambda 1 corrisponde un numero di autovettori linearmente indipendenti minore di 3, e allora in questo momento siamo bloccati. La matrice non è né diagonalizzabile, e quindi la tecnica di calcolo dell'esponenziale della matrice che abbiamo dato, la prima, non è utilizzabile, va bene. Per giunta non è sicuramente diciamo, utilizzabile la seconda tecnica che abbiamo dato, quella del polinomio interpolante, va bene, e l'abbiamo data perché l'abbiamo data nel caso il più semplice, in cui gli autovalori siano tutti distinti, in questo caso certamente no, e quindi saremo bloccati. Proviamo, andiamo a vedere se quanti sono gli autovalori linearmente indipendenti, va bene, associati all'unico autovalore lambda 1 uguale a meno 1. Cosa devo fare? Cambiamo pagina. Devo prendere la matrice A men lambda i o lambda i meno a, guardate. Men lambda i, dove lambda i è l'autovalore, e cercare un autovettore U e l'incognito tale che A men lambda i uguale a 0. Scriviamola. A men lambda i, oppure se volete ormai lambda i meno a è la stessa cosa, ovviamente. Scriviamola. Questa matrice qui, lambda i meno a, è uguale. Ritorniamo alla pagina precedente. Al posto di lambda i devo metterci meno 1, che è l'autovalore in esame, unico. Allora, lambda i meno a non è altro che, vabbè, cerco di ricordare a memoria, ritorniamo a questa pagina. Meno 1, 1, 0, prima riga, seconda riga, 1. Meno 1, avete ragione, chiedo scusa. Va bene. Prima riga, meno 1, meno 1, 0. Seconda riga, 1, 1, 0, controllate un istante. Ultima riga, 0, 0, 0. Siamo d'accordo? Questo è lambda 1 i, e lambda 1 è meno 1. Quindi meno i meno a. Siamo d'accordo? Devo moltiplicare questa matrice per un vettore incognito, u con 1, u con 2, u con 3, e trovare i vettori, gli incognite, u con 1, u con 2, u con 3. Attenzione, qui intendo le componenti di un vettore u. Va bene, u con 1 è un numero. È uno scalare, u con 2 è uno scalare, e non, come indicavo prima, con u genericamente un vettore, uguale ovviamente al vettore tutto nullo. Facciamola ancora lunga. È ovvio, va bene, che l'incognita u con 1, u con 2, u con 3 tutta nulla, quindi il vettore nullo è certamente soluzione di questa equazione, perché questa è un'equazione algebrica lineare omogenea. Bene, però non ci interessa questa soluzione, ci interessano le possibili soluzioni non nulle. Bene, allora esistono certamente soluzioni non nulle perché la matrice A, questa, va bene, è certamente singolare. Va bene, allora esistono soluzioni non nulle. Come le troviamo? Solito teorema di Luscio e Capelli. Si tratta di trovare un minore di questa matrice, va bene, a determinante diverso da zero, minore di ordine massimo, e cominciamo.
meno 1, eccolo qui, è un minore di ordine 1, ha determinante diversa da 0, ovvio, è meno 1. E ora per vedere se esistono minori di ordine superiore, quindi di ordine 2, ebbene, ha determinante diverso da 0, basta utilizzare il teorema di Kronecker, ovvero sia, ebbene, orlare il minore trovato, questo, con tutte le altre possibili righe e colonne, ottenendo quindi un certo numero, va bene, di minori di ordine 2, se qualcuno di questi minori, va bene, è a determinante diverso da 0, allora ho trovato un minore di ordine superiore, ordine 2, se invece tutti i minori così ottenuti, orlando questo minore con tutte le altre righe e colonne, hanno determinante tutti questi minori uguali a 0, allora sono certo che questo, va bene, sarà il minore di ordine massimo, va bene, a determinante diverso da 0. Allora voi provate, orliamolo con questo minore, con questa colonna, questa qui, va bene, e questa riga, primo tentativo, ottenendo un minore meno 1, meno 1, meno 1, meno 1, 1, 1, che è certamente a determinante nullo. Se orliamo poi questo con questa colonna tutta nulla, certamente qualunque altra riga con cui lo orlo mi darà luogo ad un determinante, a un minore a determinante uguale a 0 e analogamente per questo. Il che significa, va bene, che questa matrice, il minore di ordine massimo a determinante diverso da 0 è di ordine 1, si dice che la matrice ha rango 1. Non dovrei dirle queste cose, ma questa è conseguenza del fatto che quel lambda è autovalore della matrice. Quindi, aspetti, aspetti sul 3. Primo, è autovalore della matrice. Va bene? Quindi la matrice lambda i meno a è certamente non di rango pieno. Il suo determinante è uguale a 0. Attenzione, se quel lambda ha molteplicità 1 nel polinomio caratteristico, anche quindi senza verifica riesco certamente a trovare un minore di ordine 3 meno 1, 2, quindi va bene, ha determinante diverso da 0. Se quell'autovalore ha molteplicità algebrica maggiore di 1, e allora devo fare, in questo caso 3, va bene, l'ho scelta proprio, allora devo fare questi conti per vedere il rango della matrice. Allora, se il rango è 1, quante soluzioni linearmente indipendenti riuscirò a trovare? La regolina è banalissima, è della seguente: ordine della matrice 3 meno il suo rango, in questo caso 1, uguale a 2. Troverò quindi certamente, e si tratta di calcolarle, va bene, la soluzione non sarà unica, ma si tratta di calcolare una opportuna soluzione. Troverò certamente due soluzioni di questo sistema, va bene, che sono tra loro linearmente indipendenti. Come faccio a trovarle? Applico il teorema di Luscio e Capelli. Abbiamo detto, facciamo un po' di pulizia. Poi era 1, 1, 0 la seconda riga, la terza riga 0, 0, 0, moltiplicato il vettore, quindi devo calcolare le tre incognite u con 1, u con 2, u con 3, deve dare uguale a 0, 0, 0. E ho trovato nel precedente calcolo, per andare a vedere il rango della matrice, ad esempio, che questo è il minore, uno dei minori di ordine massimo a determinante diverso da 0. Lo scelgo. Attenzione, avrei potuto scegliere un altro minore, ad esempio questo qui, ad esempio questo. Non me lo vieta nessuno. Va bene? Però ne basta che ne scelga uno. Quello. Due colonne uguali si poteva subito concludere che il rango non è 3.
diamine, ci mancherebbe altro, anzi, che il rango non era 3, questa è una matrice molto semplice. E quindi io ho fatto un discorso di carattere generalissimo, applicabile sempre, ci mancherebbe altro. Una matrice così semplice, ho preso l'esempio molto semplice, si possono fare delle conclusioni immediate, questo è ovvio, va bene. Non solo che la matrice non è di rango 3, perché il fatto che la matrice non sia di rango 3 non dipende dal fatto che io trovo due colonne uguali, va bene? Il fatto che la matrice non sia certamente di rango 3 dipende dal fatto che io ho messo in lambda i meno a lambda autovalore della matrice A, e quindi la matrice poteva diventare, se era più complicata, con tanti numeri, però ero certo che non fosse di rango 3. Siamo d'accordo? Va bene. In questo caso, vabbè, basta guardarla, ma è ovvio che ho scelto un esempio semplice. Va bene, per cercare di... Bene, andiamo avanti. Allora, come faccio? Va bene, per trovare due soluzioni linearmente indipendenti, quella che sto facendo è una lezione di algebra lineare, va bene, non una lezione di controlli automatici. Ma andiamo a vedere, va bene, quali sono le componenti del vettore incognito, questo, non interessate dal minore che abbiamo scelto. Quali sono le componenti che non sono interessate? Sono u con 2 e u con 3. U con 1 va a moltiplicare proprio questa roba. Poi cosa posso fare? Cancellare la seconda, la terza equazione, cancellare le equazioni che non sono interessate dal minore di ordine massimo a determinante diverso da zero che abbiamo scelto. Perché? Ripeto, perché queste equazioni sono certo saranno linearmente dipendenti dalle altre. Da una soltanto, in questo caso, la prima. Va bene. E ora cosa si tratta di fare? Si tratta di dare valori arbitrari a u con 2 e u con 3. E poi trovare la soluzione u con 1, l'ultima che ci rimane. Devo dare però valori arbitrari a u con 2 e u con 3 in maniera tale da essere certo che due soluzioni che io trovo siano linearmente indipendenti. E allora cosa basta fare? Basta scegliere u con 2 uguale, non diamoci la zappa su piedi, 1, u con 3 uguale a 0, e trovare la soluzione u con 1 uguale, punto interrogativo, ora la troveremo, e troveremo quindi un autovettore e un secondo autovettore, perché io posso scegliere ad arbitrio u con 2 e u con 3. Se faccio una seconda scelta, ad esempio u con 2 uguale a 0, u con 3 uguale a 1, in maniera tale da far sì che il minore di ordine 2 costituito da u con 2 e u con 3 nelle due scelte abbia determinante diverso da 0, sarò certo che i due vettori che troverò sono linearmente indipendenti, perché messi come colonne hanno un minore di ordine 2 a determinante diverso da 0, e troviamo la soluzione. Allora, la prima soluzione è la seguente: u con 2 uguale a 1, u con 3 uguale a 0, seconda e terza equazione le abbiamo cancellate. Allora, meno u con 1 meno u con 2 che abbiamo scelto uguale a 1, quindi meno 1, va bene, uguale a 0. Meno u con 1 meno 1 uguale a 0 vuol dire u con 1 uguale a meno 1, se non mi sbaglio. Siamo d'accordo? Seconda soluzione: prendo u con 2 uguale a 0, u con 3 uguale a 1. Per calcolare u con 1 ancora esaminiamo la prima equazione, quella che ci è rimasta, ottenendo meno u con 1 meno u con 2, ma u con 2 è uguale a 0, quindi meno u con 1 più 0 per u con 3 più 0, quindi meno u con 1 uguale a 0, u con 1 uguale a 0. Siamo d'accordo? Vogliamo fare una verifica? Va bene? Basterà mettere dentro queste equazioni prima questo vettore e vedere se sono tutte soddisfatte. Prima equazione, più 1 meno 1 uguale a 0, seconda equazione ancora meno 1 più 1 uguale a 0, terza equazione sicuramente nulla. Mettiamo questo: 0 0 per 0 uguale a 0, 0 0, certamente sono due autovettori linearmente indipendenti.
Allora, a conclusione, la nostra matrice A ha un unico autovalore lambda 1, molteplicità 3, cui sono associati due autovettori linearmente indipendenti. Chiamiamoli, con ovvio significato della simbologia, U con 1 e U con 2. Attenzione, questa scrittura, U con 1, non vuol dire la prima componente. Con U con 1 intendo proprio questo vettore così calcolato, e con U con 2, scusate la ripetizione della simbologia, con significati diversi, va bene? Nelle due espressioni però è abbastanza semplice, va bene, seguire e capire. U con 2 è questo secondo vettore. Riusciamo a calcolare E alla T? No, va bene, perché quella matrice non è diagonalizzabile. E si capisce bene, attenzione, va bene, che secondo la nostra definizione di molteplicità geometrica che abbiamo dato qualche lezione fa, va bene, questa matrice A ha l'autovalore lambda 1 uguale a meno 1 con molteplicità algebrica, abbiamo visto, uguale a 3, perché la molteplicità come soluzione nel polinomio caratteristico, lambda più 1 al cubo, molteplicità algebrica come definizione, la molteplicità nel polinomio caratteristico, e molteplicità geometrica, secondo la nostra definizione, nonostante l'avviso che vi ho dato a e che non ripeto, va bene, di due diverse possibili definizioni di molteplicità geometrica, noi prendiamo come definizione di molteplicità geometrica il numero di autovettori linearmente indipendenti associati a quell'autovalore. In questo caso la molteplicità geometrica ovviamente è uguale a 2. La conclusione è la seguente, va bene, e ora proseguiremo, però la prima conclusione immediata, banale finché si vuole, dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto, almeno spero sia banale, è che una matrice A non è diagonalizzabile mediante trasformazione di similitudine non appena esiste un qualche suo autovalore che abbia molteplicità algebrica diversa da quella geometrica. Perché se un autovalore ha molteplicità algebrica diversa da quella geometrica, significa che per quell'autovalore non esistono un numero di autovettori linearmente indipendenti pari alla sua molteplicità algebrica. E quindi non riuscirò a costruire una matrice U costituita da soli autovettori linearmente indipendenti. E allora dobbiamo complicarci la vita, va bene? E qui veramente ce la complichiamo, attenzione, perché si tratterà di parlare di una triangolarizzazione della matrice A, perché l'unica maniera sarà di renderla triangolare superiore, va bene, attraverso una trasformazione di similitudine. Non sarà possibile renderla diagonale. E questa è la cosiddetta giordanizzazione di una matrice. Allora, io ho visto il vostro libro di algebra lineare, faccio un brevissimo commento, qualcuno me l'ha portato, non l'ho detto a tutti, lo dico ora, attenzione, riguardatevi un istante l'ultimo capitolo di quel libro, va bene, che è algebra lineare, è virgolette, se volete, rispetto ad altri volumi è abbastanza ridotto, ma è più che sufficiente. Cosa manca sicuramente in quel capitolo? La descrizione della forma di Jordan, l'ho visto, di una matrice. Va bene. Ovviamente un libro di controlli automatici, questo, quello il solito, va bene, Bolzern, eccetera, eccetera, e così via, non può trascurare la giordanizzazione di una matrice, però, va bene, l'ho guardato, c'è abbastanza poco. C'è soltanto un'affermazione. Allora, io in questo momento darò una tecnica formale per calcolare la forma di Jordan di una matrice senza dimostrazioni. Descriverò soltanto. Va bene. Chi volesse andare a vedere tutte le dimostrazioni
Non ve lo chiedo, ovviamente, ci mancherebbe altro, sarei estremamente felice e contento se qualcuno di voi, per interesse, va bene, personale, va bene, o per voglia di sapere, andrà a vedere eventualmente una cosa di questo tipo, però sul mio sito, pochissimo curato, lo curerò d'ora in poi, va bene, però sul mio sito almeno c'è materiale didattico. Va bene. In questo materiale didattico ci sono quattro appendici e si chiamano appendici perché era il tentativo di scrivere un volume un certo numero di anni fa, dopodiché qualche collega ha scritto un volume perfettamente analogo, va bene, e quindi ho detto inutile che io lo scriva. Va bene, è già stato scritto, va bene, mi hanno anticipato, però sono rimaste. Una di queste quattro appendici riguarda, lo scrivo, funzioni di matrici. Ovviamente di matrici quadrate. Se qualcuno se la va a vedere, ci saranno ovviamente tutte le dimostrazioni di cui delle affermazioni che ora farò. Allora, cominciamo. Giordanizzazione di una matrice quadrata. Ovviamente dobbiamo essere nel caso in cui tutto ciò che dirò ha senso, nel caso in cui la matrice A ammetta un autovalore lambda i con molteplicità algebrica strettamente maggiore, non uguale, va bene, nella sua molteplicità geometrica, perché se fossero uguali non si parla di giordanizzazione, perché si parla allora di diagonalizzazione della matrice, e abbiamo già visto. Allora, dobbiamo fare il seguente lavoro. Per ogni autovalore della matrice A, la cui molteplicità algebrica sia strettamente maggiore della molteplicità geometrica. E cominciamo. Sia lambda i il primo di questi autovalori. Ovviamente ciò che dirò per lambda i, e lo dirò solo per lambda i, va ripetuto per ogni autovalore per cui accade questo. Allora, cominciamo. Consideriamo la seguente matrice A men lambda i per i. È una matrice di rango non pieno, sicuramente, perché lambda i per ipotesi è autovalore. Siamo d'accordo? E consideriamo quindi il suo nucleo di A men lambda i per i. Il suo nucleo, il nucleo di una qualunque matrice, è un sottospazio. Se volete lo scrivo, non offendetevi. Va bene. Uguale a tutti gli x dello spazio vettoriale tali che A men lambda i per x ovviamente uguale al vettore 0. Questo è il nucleo di una matrice. Siamo d'accordo? Bene. Allora, è ovvio che esistono degli x uguale a 0 è sempre soluzione, non c'è dubbio, ma è ovvio che esistono x non nulli, va bene, se e solo se lambda i è autovalore. Ecco, questo sottospazio vettoriale ammetterà una base che chiameremo u con 1, puntolini, u con M1, cosa sono questi elementi della base? Cosa saranno? Visto che sono soluzioni, certamente sono linearmente indipendenti fra di loro, se costituiscono una base, va bene, e sono soluzioni di A men lambda 1 i per U uguale a 0. Cosa sono? Sono autovettori. E allora il numero U con 1, U con 2, U con M di questo nucleo, il numero U con M1, sicuramente M1 è uguale alla molteplicità geometrica dell'autovalore lambda 1. Va bene. Allora, due casi, lo dico. O M1 coincide addirittura con la molteplicità algebrica, abbiamo finito, siamo in un caso ben noto di
possibile diagonalizzazione. E quindi noi consideriamo il caso in cui MG, questo MG, sia strettamente minore della molteplicità algebrica M. Ma allora, per costruire una base di tutto lo spazio vettoriale, abbiamo bisogno di qualche altro vettore. Ebbene, come lo cerchiamo? Numero di vettori associati ad lambda i, va bene, dovranno essere pari ad MA. Se non trovo MA vettori linearmente indipendenti, non riuscirò mai a costruire una base, perché poi prenderò gli altri autovalori e per questi avrò altri autovettori. Però devo trovare in una qualche maniera, associati a lambda i, un numero di vettori linearmente indipendenti pari a MA. E allora cosa facciamo? Facciamo la seguente cosa. Dopo aver calcolato il nucleo, per calcolato cosa intendo? Calcolato il nucleo, trovata una base, questo intendo, ovviamente, di Amen lambda 1i, e attenzione, questo nucleo di Amen lambda 1i si chiama autospazio generalizzato di ordine 1, l'ho già detto precedentemente, o autospazio generalizzato, in quel caso avevo detto monodimensionale, in questo caso non è monodimensionale, ma si chiama autospazio generalizzato di ordine 1 associato all'autovalore lambda con pedice i. A questo punto calcoliamo il nucleo di A men lambda i per i al quadrato. Cosa significa calcolare questo? Cosa intendo quando affermo calcolare questo autospazio? Intendo calcolarne una base, al solito, va bene? Ecco, questo autospazio si chiama definizione, come si chiamerà? Autospazio generalizzato di ordine 2, associato sempre all'autovalore lambda i. Allora cerchiamo una base. Noi abbiamo trovato una base dell'autospazio generalizzato di ordine 1, punto interrogativo, sì, va bene. Attenzione che questi vettori che ammetto di aver già calcolato, U con 1, U con 2, U con M1, non solo appartengono all'autospazio generalizzato di ordine 1, nucleo di Amen lambda i per i, ma appartengono anche all'autospazio generalizzato di ordine 2 e a maggior ragione quello di ordine 3, 4, 5 e così via. Infatti, se U con 1 è vettore appartenente al nucleo di Amen lambda 1i, significa che Amen lambda i per U con 1 uguale a 0. Siamo d'accordo? Benissimo. Ma se questo è uguale a 0, a maggior ragione, se io moltiplico ancora per Amen lambda i per i, va bene, questo è sempre uguale a 0. E questo altro non è che Amen lambda i al quadrato. E quindi U con 1 appartiene anche a questo nucleo. Siamo d'accordo? Anche U con 2 e anche U con M. Cambiamo pagina per un istante. Conclusione. Stiamo esaminando la struttura della matrice A rispetto a un autovalore lambda 1 o lambda i, chiamiamolo lambda 1 ora, con molteplicità algebrica diversa da quella geometrica. Allora abbiamo detto, calcoliamo una base del nucleo di A men lambda 1 per i. Chiamiamole questa base U con 1, attenzione, ci metto anche un apice, 1, normalmente non si mette, ma in questo caso ce lo metto. U con 2, sempre apice 1, puntolini, U con M1, apice 1. Questi sono tutti autovettori, ripeto ancora, associati all'autovalore in esame. E il loro numero, linearmente indipendenti, questi autovettori, per ipotesi, l'abbiamo calcolati, il loro numero alla molteplicità geometrica. E ora calcoliamo il nucleo di A men lambda 1 per i al quadrato.
cioè calcoliamo una sua base. Cioè, e la prendiamo così, nulla vieta di scegliere una sua base come voglio io, basta risolvere ancora il problema, calcolare A meno lambda 1 I al quadrato, va bene, e risolvere il sistema di equazioni algebriche A meno lambda I al quadrato per U con 1, con 2, U con N, vettore incognito uguale a 0. Però abbiamo già visto che questi vettori appartengono ad A meno lambda 1 I al quadrato. E quindi possono essere presi, sono linearmente indipendenti, e quindi possono essere presi come parte della base del nucleo di A meno lambda 1 I al quadrato. E quindi cosa dovrò fare? Calcolare un completamento. Vettori che completano la base del nucleo di A meno lambda 1 I al quadrato li chiameremo U con 1 pedice apice 2. Puntolini, sto scrivendo in generale, poi per l'esempio di prima la questione sarà decisamente più banale. U con M2 apice 2. Questi vettori qui, tutti questi, di che proprietà godono? Godono delle seguenti proprietà. Primo, A meno lambda 1 I al quadrato moltiplicato uno qualunque di questi vettori dà 0. Quindi questi vettori appartengono ovviamente al nucleo di A meno lambda 1 I al quadrato. Non appartengono, questi non appartengono invece all'autospazio generalizzato di ordine precedente. Va bene. Non appartengono al nucleo di A meno lambda 1 I. Proseguiamo. Facciamo il conto. La somma di... proseguiamo prima di, non prima di aver dato una definizione di questi vettori così calcolati. Questi si chiamano autovettori generalizzati di ordine 2 associati all'autovalore, in questo caso l'ho chiamato lambda 1. Dobbiamo proseguire? Se dobbiamo proseguire, dobbiamo vederlo. Facciamo il conto di tutti questi autovettori generalizzati. Quindi, questo più questo, quanti sono complessivamente? Domanda. Sono uguali, non possono mai essere in numero superiore alla molteplicità algebrica. Senza dimostrazione, questa affermazione. Vi ho già dato eventualmente l'indicazione di dove troverete una dimostrazione. Non possono essere mai maggiori. Possono essere il loro numero complessivo minore o uguale. Se il numero complessivo è uguale alla molteplicità algebrica, mi fermo. Se il numero complessivo rimane sempre minore della molteplicità algebrica dell'autovalore lambda 1 in esame, devo proseguire. Com'è che proseguo? Devo calcolare il nucleo di A meno lambda i al cubo. E poi mi fermo, per ora faccio questo. A meno lambda 1 l'abbiamo chiamato, I al cubo. E trovare una base di questo sottospazio. Attenzione, per il ragionamento fatto prima, questi vettori, sia questi, quindi sia gli autovettori generalizzati di ordine 1, ecco perché ci ho messo quell'1 come apice. E attenzione prima di proseguire, che chiamarli autovettori generalizzati di ordine 1 o la semplice espressione autovettore, che normalmente si dà, è la stessa cosa. In questo caso li chiamo autovettori generalizzati di ordine 1 perché prendo in esame anche gli autovettori generalizzati di ordine superiore. Allora dicevo che preso questo insieme di vettori, questo più e anche questi, appartengono certamente al nucleo di A meno lambda I al cubo. Allora, per trovare una sua base, posso fare una cosa di questo tipo. Mi porto dietro i vettori precedentemente calcolati, va bene? Perché soddisfano sempre ad A meno lambda I al cubo uguale a 0 e quindi possono essere elementi di una base, sono tra loro linearmente indipendenti, va bene? E devo calcolare un altro set di vettori a completamento della base del nucleo di A meno lambda I al cubo. Li chiameremo U1
apice tre puntolini. E questi li chiameremo autovettori generalizzati di ordine 3, associati all'autovalore sempre lambda 1. Questi autovettori generalizzati di ordine 3 godono della seguente proprietà: se li moltiplico per A men lambda 1i al cubo, moltiplicato uno di questi vettori, danno 0, perché appartengono al nucleo di questa matrice. Se invece uno di questi vettori li moltiplico per A men lambda 1i al quadrato, o peggio ancora, per A men lambda 1i, non danno 0. E ora supponiamo che l'insieme di questi vettori così calcolato, il loro numero complessivo, va bene? Oh, attenzione, sembra complicato, cioè sembra complicato, poi alla fine se la matrice è complicata sarà da un punto di vista di calcolo lungo e noioso, ma vi prego di osservare che non vi è nessuna difficoltà concettuale, va bene, in questo discorso. Si tratta di far conti, va bene, e di applicare ripetutamente il teorema di Riouchet-Capelli per calcolare le soluzioni di un A men lambda i elevato a un certo esponente per vettore incognito u uguale a 0. Siamo d'accordo? Bene. Allora, supponiamo ora che l'insieme di questi vettori così calcolato, il loro numero complessivo sia pari alla molteplicità algebrica. Ho quasi finito. Non ancora finito. Perché quella ho fatto in questa maniera quella che io chiamo una spazzolata in avanti. Ora, come quando uno si pettina capelli, va bene, io me li pettino, ma ogni tanto vanno per i fatti loro. Va bene, prima dà una pettinata all'indietro, o meglio, forse uno prima dà una pettinata in avanti, però poi deve dare anche una pettinata all'indietro. E anche in questo caso, dopo averla fatto la spazzolata in avanti, bisognerà fare una spazzolata all'indietro. Come? Cambiamo pagina. Allora, ho calcolato U1 apice 1 U con M1 apice 1. Autovettori, il loro numero, questo sì, è pari alla molteplicità geometrica dell'autovalore amen, lo chiamo lambda 1 per i, questo autovalore in cui devo fare necessariamente tutto questo lavoro. Poi ho calcolato u con 1 apice 2 puntolini, u con m2 apice 2 autovettori generalizzati di ordine 2. L'insieme del primo gruppo e del secondo gruppo costituiscono una base del nucleo di A men lambda i al quadrato. E poi nel discorso fatto prima ci fermiamo a un autospazio generalizzato di ordine 3, nulla vieta che debba proseguire, va bene, dipende. Troveremo un u con 1 apice 3 puntolini u con M3 apice 3. E ora cosa facciamo? Abbiamo trovato autovettori generalizzati di ordine massimo. 3 in questo caso. Prendiamo il primo, questo. U con 1 apice 3. E lo moltiplichiamo per A men lambda 1 per i. Cosa dà? Zero? No, certamente no, perché questo qui è autovettore generalizzato di ordine 3. Darebbe zero se lo moltiplicassi per A men lambda 1i al cubo, non per A men lambda 1i a una potenza inferiore a 3. E quindi questo mi dà un vettore u. Come faccio il conto proprio, va bene? Un istante, faccio il conto proprio e mi dà un certo vettore. Scusate un istante, sentiamo il vostro collega. Com'è? Non deve tornare zero. Questo A men lambda 1i per u con 1, 3 non può essere uguale a zero. Non deve, perché se fosse zero, se questa quantità fosse questo u con 1, 3, cosa sarebbe? Autovettore, e quindi apparterebbe a questo primo gruppo. Siamo d'accordo?
Posso proseguire? Questo U così calcolato, cosa sarà? Sarà certamente un autovettore generalizzato di ordine 2, perché questo U così calcolato, se lo moltiplicassi per Amen lambda 1i al quadrato, sarebbe Amen lambda 1i al cubo per U con 1 e sarebbe uguale a 0. E quindi, cancelliamo questo, questo è certamente un autovettore generalizzato di ordine precedente, di ordine 2. È uno di questi? Non è detto. Sarà certamente una loro combinazione lineare, questo sì. Ma non è detto che coincida con una di loro. Sarebbe un caso, sarebbe. Però mi devo portare dietro questo, che sarà un U con apice 2. E quindi a monte di questo U con 1 con apice 3 scrivo U con apice 2. E me lo porto dietro. Con quale? Non basta perché me lo porti dietro, devo fare anche qualcos'altro e spero di rispondere alla domanda che ho sentito lassù in cima. Che ovviamente se me lo porto dietro, gli autovettori generalizzati di ordine 2, quanti diventano? Diventano quelli di prima più uno. E no, niente, non va mica bene, non va. Gli autovettori generalizzati di ordine 2 che mi devo portare dietro devono essere sempre in numero uguale. Allora se mi porto dietro questo, devo cancellare uno di questi. Uno quale? Uno ad arbitrio. Purché cosa dovrò verificare? Che quelli che rimangono dopo averne cancellato uno, assieme a questo che ho calcolato, siano tra loro ancora linearmente indipendenti. Scusate un istante, c'era un signore che aveva cercato di dire qualcosa. Se deve, guardi, deve parlare con voce più alta perché sto invecchiando e quindi il mio timpano non funziona più correttamente come funzionava una volta. Un po' più alta la voce. Si trovano non tutti quell'altri, ma qualcosa di equivalente a quell'altri, quello che stiamo facendo ora. Questo U con 1 così calcolato a ritroso. In generale non è nessuno di questi, ma è una loro combinazione lineare. Mi sto spiegando o no? Ecco, allora io mi devo portare dietro quello che ho calcolato, ma per portarmelo dietro devo cancellare uno, devo trascurare, buttarlo nella spazzatura, va bene? Uno di quelli che avevo calcolato prima. Quale? Ad arbitrio. Purché l'insieme dei vettori rimanenti così sia linearmente indipendente. Abbiamo finito? No, perché da questo io ripeto, questo ho calcolato un autovettore generalizzato di ordine 2 a partire da quello di ordine 3 da cui sono partito. Devo arrivare all'autovettore generalizzato di ordine 1, va bene? Quindi prendendo questo U con 2 faccio ancora A men lambda 1i per U con apice 2 calcolato, e cosa trovo? Un autovettore generalizzato di ordine inferiore. Trovo un U con apice 1, e se è apice 1 vuol dire che trovo un autovettore. Va bene? Allora da questo, sempre con questa tecnica di calcolo, calcolo un U con 1. E ormai il gioco l'abbiamo imparato. Devo portare dietro questo U con 1. Ma allora nel primo gruppo il numero aumenterebbe di 1? No, niente, non va mica bene. Ne cancello uno qualunque, sempre con la condizione che ciò che rimane assieme a quello deve essere un insieme linearmente indipendente. Cosa ho calcolato? Ho calcolato una catena, va bene, di vettori. Una catena costituita da un autovettore, in questo caso di ordine 3, se avessi proseguito con gli autospazi generalizzati, con l'ordine degli autospazi generalizzati, dovrei partire da un autovettore generalizzato di ordine massimo, in questo caso 3, diciamo, nel discorso che abbiamo fatto. E abbiamo calcolato appositamente
applicando ripetutamente questa espressione, moltiplicando questo vettore per A meno lambda I, dove lambda è l'autovalore in esame, abbiamo calcolato U con apice 2, U con apice 1. Quindi abbiamo calcolato una catena di autovettori generalizzati. Questa catena si chiama catena di Jordan. Ha il nome di catena di Jordan. Questo lavoro, ovviamente, io l'ho descritto per uno di questi. Lo devo fare, ovviamente, è ovvio, per tutti questi autovalori, autovettori generalizzati di ordine 3 in questo caso. E ogni volta che calcolo uno precedente, devo cancellare uno di questi che ho calcolati. Ovviamente non quello di una catena precedentemente calcolata, perché se no mi rovino la catena precedentemente calcolata, non certamente questo, se no mi rovino la catena che ho calcolato prima. Siamo d'accordo? L'ultima cosa, partiamo da un altro autovettore generalizzato di ordine massimo. Costruiamo la catena e quindi da questo calcoliamo ancora un U con apice 2, sì o no? Calcolato questo U con apice 2, ma ecco, sì. Calcolato questo V con apice 2, che è venuto male come scrittura, ogni tanto sto cercando di prenderci la mano, credo di avercela in una qualche maniera presa abbastanza, ma ogni tanto qualche inconveniente c'è in questa scrittura. Dicevo, calcolato questo U di apice 2, devo cancellare uno di quelli calcolati prima. Ma quale? Uno di questi. Non certamente questo, perché se no mi rovino la catena precedente e ci mancherebbe altro. Va bene? Ecco, allora, io trovo un numero di catene di Jordan di lunghezza massima pari al numero di autovettori generalizzati di ordine massimo. Ho finito? No, non ho ancora finito. Attenzione, perché nella costruzione delle catene di Jordan di lunghezza massima, io ogni volta che ne costruisco uno, cancello uno di questi autovettori di ordine 2 in questo caso. Ma alla fine ne può rimanere qualcuno che non ho cancellato. Siamo d'accordo? E allora cosa devo fare? Partendo da quelli che non ho cancellato, costruire ancora catene di Jordan secondo la medesima tecnica. Saranno catene di Jordan di lunghezza inferiore e così via. Ci potrebbe essere qualcuno, e poi facciamo qualche minuto di intervallo, che dice, ma che gli può saltare fuori qualche dubbio. Dice, supponiamo che questo primo gruppo quanti siano? 5. Quindi autovettori generalizzati di ordine 1 siano 5. Va bene. E poi questo secondo gruppo siano 6. Siamo d'accordo? E questo terzo gruppo supponiamo siano addirittura 7. Cosa succede? Succede qualcosa che non abbiamo previsto. Andremo incontro ad un piccolo problema, perché se da questi 7 elementi costruisco le catene, quante catene costruisco? 7. Ogni volta che calcolo un autovettore di ordine inferiore devo cancellare uno di questi, sì o no? 6 ne ho a disposizione da cancellare, ma quando costruisco la settima catena non ne ho più da cancellare, c'è qualcosa che non va. Bene, si dimostra, non la faccio la dimostrazione, rimando sempre eventualmente a quello che ho indicato, che questi numeri, gruppo degli autovettori generalizzati di ordine 1, che sono autovettori, secondo numero, gruppo di autovettori generalizzati di ordine 2, terzo numero, gruppo di autovettori generalizzati di ordine 3 e così via, costituiscono una successione, questi numeri, monotona non crescente. Questo non potrà mai essere 6 se questi sono 5. Potrà essere o 5 o un numero minore di 5.
E quindi qui al massimo sono 5 o meno di 5. Questo numero qui non potrà mai essere 7, dovrà essere minore o uguale, senza dimostrazione, al numero di autovettori generalizzati di ordine immediatamente precedenti. E allora, ovviamente, nella costruzione delle catene di Jordan, poi la faremo per quell'esempio banalissimo fatto prima, costruzione delle catene di Jordan. Allora, nella costruzione delle catene di Jordan, a questo punto, se è vero ciò che ha affermato ora, ed è vero, non ve lo dimostro, va bene, se è vero, la costruzione delle catene di Jordan non presenta problemi concettuali. E allora chiudiamo per un istante, facciamo 5 minuti di intervallo.